Lo sperimentiamo tutti i giorni. L'acqua è una delle risorse più preziose del ciclo biologico planetario. Eppure, una storia evolutiva durata 5 milioni di anni, quella del fiume Vomano, stenta a trasmettere integri gli ultimi dati della sua eredità di valori ambientali, quindi di fertilità, quindi di sopravvivenza. L'arteria fluviale del Vomano, che per i suoi 76 km di percorso in un bacino idrografico di circa 764 km quadrati, risulta essere il terzo fiume d'Abruzzo, dopo il Pescara e il Sangro, reclama con voce grossa alla nostra coscienza l'improrogabile urgenza di disinnescare alcuni modelli di vita che tendono a cancellare il Vomano come fonte di ricchezza e sviluppo delle civiltà. Lungo il tragitto tra le vette calcaree dell'Appennino e l'Arenile Adriatico, il Grande Vecchio ha subito una progressiva alterazione dell'equilibrio ecologico. Dentro i suoi argini, attorno al suo greto, si celebra ormai in sordina il rito della vita. Sarebbe utile comprendere allora che l'inestimabile ricchezza idrografica immagazzinata in quel grande serbatoio costituito dalle montagne del Gran Sasso e della Laga diventa a valle anche un insostituibile fattore di depurazione nel territorio che il fiume attraversa. Riportando questo processo su un piano a noi più connaturato, le acque di un fiume funzionano in un habitat come i reni per il nostro organismo. Ciò nonostante, non sempre ne siamo consapevoli. Per quanto la riflessione individuale sul rapporto uomo-ambiente è nella nostra storia. La prosperità di un insediamento di esseri viventi è determinato fin dalle epoche più primitive dalla sua collocazione geografica. Le più floride civiltà della storia dell'uomo sono state condizionate dagli attributi fluviali del territorio, attraverso i quali si esplicano i cicli produttivi dell'agricoltura e dell'allevamento. Tra le zone più significative della mappa internazionale sulla distribuzione biologica nel nostro paese, quella appenninica risulta particolarmente significativa, poiché vi si concentrano specie vegetali ed animali tipiche del Nord Europa, del Mediterraneo e dell'area balcanica. L'imperativo della conservazione del territorio ci pone però faccia a faccia con le generazioni dopo le nostre, e proprio dai fanciulli si alza il grido esemplare. Ai tempi dei nonni il fiume era molto bello, l'acqua era molto pulita e c'erano molti pesci. Al tempo dei genitori ci andavano gli scarichi delle fogne e del matatoio. Il fiume Vomano era la vita di Montorrio, le donne ci andavano a lavare i panni e gli uomini a pescare. All'età dei miei genitori il fiume era più pulito di oggi, perché oggi nel fiume le persone ci scaricano i loro rifiuti e soprattutto le industrie. Con la costruzione delle centrali elettriche. Con la costruzione delle centrali elettriche il fiume porta pochissima acqua ed è sporca, inquinata e i pesci ora non ci vivono più. Le attività che si svolgevano ai tempi dei nonni al fiume erano queste: ci si faceva il bagno, ci si lavavano i panni, ci si pescava e ci si prendeva l'acqua e si riportava a casa. Le compromissioni dell'intervento umano sul fiume, che ne ha alterato anche la struttura biomorfologica, ci conducono a percorrere il corso depauperato del Vomano. Quelle acque oligominerali che sorgono a Monte San Franco, nei pressi del Passo delle Capannelle, vengono captate per usi potabili ma anche più a valle, per alimentare la produzione energetica. Nel primo tratto dell'alveo fluviale, due affluenti riversano le loro acque, il rio Fucino, emissario del lago di Campotosto, ed il rio Arno, che discende dalla Val Maone al di sopra di Pietracamela. Il regime minimo di portata delle acque, stabilito decenni or sono alla luce dello sfruttamento della massa liquida nelle tre importanti centrali idroelettriche di Provvidenza, San Giacomo e Montorio al Vomano, non risponde più alle esigenze della popolazione in continua evoluzione. Non di meno, il degrado ambientale risulta essere direttamente proporzionale alla densità degli insediamenti. La rigogliosa microflora fluviale e la ricca fauna ittica, attraverso la sottrazione di spazio che noi infliggiamo alle altre specie animali con le nostre attività di sfruttamento del territorio, fanno sempre più posto a sostanze batteriologico-chimiche e, più comodamente, ai rifiuti solidi di ogni genere. Nel mentre, sono pochi i depuratori delle acque fognarie ed industriali che funzionano realmente, nonostante la loro tecnologia nell'area semi-industriale della Valle del Vomano sia piuttosto semplice, e nonostante poi la collettività abbia speso ingenti risorse per costruirli.
In più, l'azione di pesticidi utilizzati in agricoltura contro gli insetti nocivi alle colture, i derivati del petrolio che fluiscono nei mari e nei fiumi con le acque di lavaggio anche di impianti e altre sostanze inorganiche come mercurio e piombo altamente tossiche, insidiano i nostri tessuti organici, ove si accumulano. Un quadro chimico-fisico dell'acqua è il più fedele termometro della situazione di inquinamento fluviale del Vomano e attraverso un'analisi scientifica molto approfondita è possibile comprendere i risultati ottenuti con il metodo degli indicatori biologici. Segnali di malessere dell'equilibrio naturale regolato dalla massa idrica ci sono già pervenuti. La foce dei fiumi è un nodo vitale nel sistema di ricambio delle acque in tutto il pianeta. Per questo la vita vegetale, come dei pesci e degli uccelli, è qui particolarmente varia. Tuttavia, fin quando sarà necessario reintrodurre dall'esterno specie e animali, anche l'ambiente permarrà in uno stato di allarme. Un senso civico sempre più diffuso ci induce a riflettere sempre più spesso sulle iniziative individuali o promosse dall'associazionismo che si articolano calandosi direttamente sul campo e che rappresentano dei sentieri educativi dell'espansione operata dalla società sostenibile, quella che individua, cioè, la compatibilità delle attività umane con il normale svolgimento dei cicli biologici della natura. Riqualificare un fiume significa valorizzare un territorio. Nel Vomano si possono svelare quelle opportunità di sviluppo eco-compatibili che permetterebbero di individuare quelle attività in armonia con la conservazione dell'ambiente, specie in un territorio naturale protetto. Così le aree del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga, si offrono non solo come oasi di semplice conservazione della natura, ma grandi laboratori entro cui sperimentare lo sviluppo sostenibile. Nella sua cornice, il Vomano evoca già le opportunità che verranno con il parco territoriale attrezzato. Calandosi sulle passeggiate del lungo fiume, verrà narrata la storia antica delle genti che qui hanno abitato, finanche della storia romana. Ma il grande vecchio lo si può rinverdire anche con giovani attività, quali la palestra di roccia, o ispezionarlo in itinerari equestri. Ciò darebbe impulso anche economico alla valle. Preservare l'integrità del Vomano equivale a promuovere la vita nel territorio, limitare calamità erosive, perfino conseguire l'integrità di molti alimenti. Per di più, contribuirebbe a conservare dell'ambiente la bellezza, perché la natura si esprime soprattutto nella bellezza della sua conformazione. Per centrare l'obiettivo si rende necessaria la consapevolezza comune. Del resto, la natura per prima funziona attraverso meccanismi di cooperazione. Ma se l'economia vuole ignorarla per il peso dei costi ambientali sulla propria contabilità, la nostra stessa salute ne è il maggior incentivo. Nei nostri ricordi resta allora lo smalto di quei racconti commossi, sulle spiagge verdi della gente del Vomano, scanditi dai canti popolari innalzati in coro. Queste voci risuoneranno ancora per dare al fiume il bentornato. Thank you.
Duans posta na e vergogna scappa. Il pietoso ufficio del ritorno in patria delle spoglie di un caduto in guerra. Un raccolto pensare. Il grave peso di virtù guerriere, la disperazione che ha travolto migliaia di giovani vite nell'insano sogno imperialista del regime. Quale altra triste eredità è scolpita negli occhi di uomini costretti alla disumana retorica guerriera? L'effimero premio della gloria trasmesso da un sinistro genio militare. A poco più di mezzo secolo da quel rigido inverno del 42 nell'immensa Russia, in un'urna fasciata dal tricolore si onora la memoria di Vincenzo Di Filippo, schierato nei ranghi dell'Armir, il contributo fascista all'operazione Barbarossa, offerto nell'illusione di una vittoria già acquisita. Ma le circostanze storiche sopravvenute e gli sconvolgimenti sociopolitici della Italia repubblicana indirizzano a valutazioni che superano uno spirito patriottico tradito dal dopoguerra ad oggi ed inducono ad una riflessione sofferta sulle risultanze che i sacrifici umani hanno prodotto nelle pagine successive alle contraddizioni del ventennio fascista. Io con questo Di Filippo ci abbiamo conosciuti in Italia, non a Mondorie prima, ci abbiamo conosciuti in Italia e abbiamo fatto la vita unito. Sulmona abbiamo andato a Gorizia, a Tolmino, a Gorizia, da Gorizia abbiamo andato in Russia, poi in Russia abbiamo stato dal mese d'agosto a fino a metà dicembre sempre sul fiume Donne e si stava discreto. Poi, senza sapere il perché, ci hanno caricato sui camion e ci ha portato a Stalingrado, vicino a Stalingrado, una cinquantina di chilometri da Stalingrado, e là non abbiamo trovato nessuno. Noi alla notte, quando abbiamo arrivato, perché il trasporto si fa sempre di notte, quando noi abbiamo arrivato si faceva un quarto d'ora di cammino piano, tre quarti d'ora di riposo per non farci congelare. Alla mattina all'alba, siccome ci sono 2 ore di intervallo là, fa 2 ore prima notte e fa 2 ore prima giorno. Là, di giorno, appena giorno, abbiamo visto dove si poteva distanziare. Piano piano abbiamo visto 6 apparecchi tedeschi che ha girato sopra noi, ha fatto un'altitudine che noi pensavamo che questo apparecchio andava presso i russi, e questi russi stavano da noi 1 chilometro, poco più, perché era scoperto come qua, perché è tutta pianura. Bel momento, ha fatto l'altitudine e ha picchiato su di noi, per fortuna, il tenente che faceva comandante di compagnia
e questo di Filippo, Vincenzo, gli faceva l'attendente e faceva il trombettiere, questo di Filippo. Questo tenente armato è stato anche ferito. Nello stesso tempo, con l'alfabeta morse, gli ha fatto segnare che stavamo italiani. Per fortuna, l'altro e quattro non ci ha mitragliato, non ha gettato spuzzoni, niente. No, altrimenti siamo tutti morti. Poi noi abbiamo fatto un retrocesso di 500 metri, poco più. Il comando di battaglione ha mandato i portaordine. Qua non vede nessuno indietro. E allora noi abbiamo stato obbligati di stenderci su per terra un'altra volta per combattere. Però questi morti che abbiamo lasciato sono non solo lui, ma una decina di morti, forse più, rimasti là. Poi noi, a quel punto, non ci abbiamo andato più. Perché noi, mano a mano, abbiamo tornato sempre dietro. E io questo l'avevo riconosciuto perché è morto 20 metri, 30 metri, neanche. E un momento ha cercato aiuto, però l'aiuto non si poteva dare. Non è cattiveria che non si poteva dare. Era uguale quando un cacciatore è con noi dà un colpo ai passerotti. Ognuno, i passerotti, quando sente questo colpo, scappa ognuno per conto suo. E così è successo a noi soldati italiani. In giornata ci ha dato anche i nomi di quell'altri morti, però quell'altri morti è morto un po' più lontano da me. Il più vicino mi è morto questo di Filippo Vincenzo. Se fosse oggi, mi rifiutasse. E se ci dovrebbe andare un piglio, chiamata alle armi, fossi io a sparargli, per non fargli fare una vita, una tragedia come l'abbiamo fatto noi. Io che ho rimasto mutilato e tanti miei colleghi che l'ho rivisto dopo 51 anni. La cassetta l'ho rivista dopo 51 anni. A tenere volato, se si potrebbe, oggi, se uno mi chiamasse andare a combattere, si potrebbe andare a combattere. O viceversa, farei andare un figlio. Due mesi fa che c'è stato un ritocco di pensione, benché minimi come me la danno la pensione. Io prendevo 357.000 lire, adesso me l'hanno riportata a 311. Va bene, aumenta la vecchiaia, aumenta i sacrifici, che cosa abbiamo combattuto? Per che cosa? Ecco, a far quattrina agli imboscati. Tuttavia, quanta speranza nei reduci ed alpini posteriori, che oggi volgono il proprio spirito all'intervento civile. Perché la guerra, la rigida etica militare, non vince sulla speranza. E, disturbata dal valore dell'ideologia, può essere interrotta solo dalla morte. Un lavoro intenso per scrivere questo libro, durato quasi 4 anni. I cittadini montoriesi, perché devono leggere questo libro?
Innanzitutto quello che ci siamo prefissi nel redigere questo elenco, che poi vuole essere qualcosa di più di un semplice elenco di caduti montoriesi. Dicevo, quello che ci siamo prefissi redigendo questo elenco era quello di far conoscere ai meno giovani la storia e ai più anziani, diciamo, di riproporre dei nomi che per forza di cose, passati quasi 100 anni, il prossimo anno ricorrerà appunto il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, passati 100 anni i ricordi cominciano ad affievolirsi, le persone anziane purtroppo per forza di cose cominciano a mancare, e quindi rivivere alcuni episodi della guerra citando cittadini di Montorio che sono morti appunto in questi conflitti, vuole essere per noi un monito alle future generazioni e soprattutto anche uno spunto per studiare la storia, che può diventare interessante quando nella storia ci sono personaggi che fanno parte della nostra famiglia, perché nei circa 290 nomi di montoriesi caduti nei vari conflitti in cui l'Italia è stata impegnata dal Risorgimento fino alla Seconda Guerra Mondiale, abbiamo notato che sono state toccate a vario titolo tutte le famiglie montoriesi. E quindi questo è importante soprattutto per i giovani, ecco, questo... Per noi è importante portare questo libro a conoscenza dei ragazzi, delle scuole soprattutto, perché sia per loro un esempio, perché la storia non si ripeta quando è brutta, ma soprattutto per non dimenticare tutti quelli che hanno dato la vita per un ideale, sia esso giusto o sbagliato. Professore, possiamo definire questo un vero e proprio documento della storia montorriese? Sì, forse copre una grave lacuna. Nessuno fino ad ora si era meritato a fare una ricerca così approfondita. Non sembri strano che uno che è venuto da fuori, ma che ormai è cittadino montoriese a tutti gli effetti, credo almeno, che si è buttato in questa ricerca, in questo lavoro, sposante direi quasi, no? Perché mi ha portato via quasi 4 anni di ricerca assoluta. Poi sono stato supportato e sopportato, diciamo pure la verità, da 2 giovani. Mio figlio Lorenzo, archeologo, che mi ha curato la parte storica, la parte storiografica. E Vincenzo, un grosso esperto nel campo dell'informatica, che ha usato un po' tutti i siti per coprire quelle lacune che io a livello di cartaceo non riuscivo a coprire. Siamo partiti dalle guerre risorgimentali, quindi tutti caduti delle guerre risorgimentali, delle guerre di indipendenza, per arrivare alla guerra libico-turca, anzi alla guerra la battaglia di Dogali, dove abbiamo avuto un caduto di Montorio proprio, la guerra libico-turca prima della prima guerra mondiale, poi la grande guerra, la seconda guerra mondiale, e noi qui ci siamo, se permetti, un po' superato. Ci siamo superati perché abbiamo voluto ricordare anche i morti civili. Abbiamo fatto nostra una lapide che si trova presso Civitella del Tronto, presso la fortezza di Civitella, che all'incirca recita in questo modo. Qualunque sia stata l'idea, anche se condannata dalla storia, se seguita con onestà e fedeltà, colui che ha dato la vita va rispettato. E questo abbiamo voluto fare noi. Per cui abbiamo trattato indifferentemente partigiani e quelli della Repubblica Sociale, per esempio, no? Perché? Perché noi ci siamo imposti di essere storici. Qui, se mi permetti, una piccola parentesi. Solitamente si confonde tra storia e storiografia, perché la storia è fatta di res gesta, di fatti. La storiografia, invece, è l'interpretazione dei fatti. La storiografia, intanto, per essere tale, deve fare ricorso ad altre discipline, quelle l'archeologia, l'antropologia, la chimica e quant'altro.
C'è un rischio che quando si fa lo storiografo si tende a soggettivare la cosa. Invece, quando uno fa lo storico, racconta solo i fatti. Noi ci siamo imposti di raccontare i fatti. Venti giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tapù, tapù, tapù. E domani si va all'assalto, soldatino, non farti ammazzare. Quando poi si discende a valle, battaglione, non hai più soldati. Nella valle c'è un cimitero, cimitero di noi soldati. Cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Quando portano la pagnotta, il cecchino comincia a sparare. Battaglione di tutti morti, noi giuriamo l'Italia salvare. Tapù, tapù, tapù. Io sono particolarmente toccato poi da questo libro, perché ho un mio nonno che è un caduto della Seconda Guerra Mondiale, che nel 2005 ho avuto la fortuna di poter riportare a casa a Montorio con una cerimonia, dopo 3 anni anche lì di ricerche del luogo di sepoltura. E devo dire che ho affrontato la ricerca, quando il professor Di Domenico Antonio mi ha offerto questo lavoro, ho affrontato la ricerca con lo stesso spirito con cui l'ho affrontata per cercare mio nonno. E devo dire che ancora adesso mi emoziono, perché ho trovato delle storie veramente incredibili di persone di Montorio, poi di un piccolo centro, di una piccola provincia, di una piccola regione della grande Italia, che comunque si sono immolate per la patria, per un ideale, per una causa, anche partendo da volontari, con un'esaltazione e una forza e un coraggio incredibili. Questa è un'altra caratteristica di questo libro, è un microcosmo che rispecchia poi il cosmo, diciamo così, nazionale. Ho fatto un censimento di questi 290 caduti e ci sono, ho visto che ci sono di tutte le armi dell'esercito, dalla fanteria, bersaglieri, artiglieria. Addirittura ho scoperto che ci sono due del reparto Arditi, che ricordo, insomma, per chi non è appassionato di storia della Prima Guerra Mondiale, era un reparto d'assalto di persone particolarmente coraggiose che venivano impiegate in questo reparto, ed erano particolarmente temuti dagli austro-ungarici, perché attaccavano le postazioni nemiche senza l'ausilio di fucili, ma soltanto con le bombe a mano e con un pugnale, il famoso pugnale da Arditi. E Montorio ha avuto due Arditi che sono morti poi sul campo. Abbiamo avuto addirittura, ricercando, abbiamo scoperto un nome di un militare, di un pilota di aerei, che era sconosciuto, perché non riportato nemmeno sulle lapidi ufficiali, di un sottotenente pilota che è stato abbattuto sul Mar Mediterraneo, sottotenente pilota di Montorio, addirittura decorato con la medaglia d'argento. Ci sono, ripeto, un'infinità di storie, potrei parlarne per ore, perché veramente abbiamo scoperto tanto. E soprattutto abbiamo scoperto nomi di ragazzi che erano passati inosservati, perché
immaginate, post prima guerra mondiale, quando si facevano i censimenti dei caduti, c'era una confusione purtroppo dovuta anche al conflitto, e quindi molti nomi erano passati veramente inosservati. E noi siamo riusciti a riscoprire anche questi nomi che non sono stati onorati, ad esempio nelle lapidi che sono nel nostro comune. Quindi è stata un'occasione, e sarà un'occasione questo libro, anche di riportare alla luce tutti questi ragazzi che comunque avevano diritto anche di stare sulle lapidi. Quante sono le persone, le vittime delle guerre che sono all'interno del suo libro? Del comune di Montorio oltre 270. Nei vari periodi, sono 17, adesso vado un po' coi numeri, 17 del periodo risorgimentale, un caduto, Federico nell'intrigo a Dogali, Mantini nella guerra libico-turco, 162 nella prima guerra mondiale, i rimanenti della seconda guerra mondiale, più i civili, come dicevo prima, di varia estrazione. E in più abbiamo aggiunto un appendice di altri che non erano del comune di Montorio, ma che sono caduti a Montorio o in territori limitrofi. Per esempio abbiamo fatto delle grosse scoperte. Noi abbiamo tirato fuori dei nomi che non risultano agli atti, nelle lapidi. Non esistono, non li conoscono. Faccio per dirne uno. Noi abbiamo avuto un tenente dell'aviazione caduto nella seconda guerra mondiale, Furia Teodaldo, caduto in combattimento in pieno Mediterraneo, nessuno sapeva niente. Tra l'altro era un decorato con medaglia d'argento, tanto per dirne una. Tra i morti civili abbiamo trovato un altro, Benedetto Laporta, nessuno lo conosce, nessuno ha sentito mai parlare. Pensa che quando ci siamo messi in contatto con l'onor caduti, ci hanno detto no, non può essere, una cosa del genere non può essere, ma noi abbiamo i documenti. Quando abbiamo presentato i documenti sono rimasti anche loro esterrefatti. Questo la dice un po' lunga sul lavoro che abbiamo fatto. Speriamo che i giovani, specialmente i giovani, leggendo questo libro, prima con la curiosità di scoprire chi erano i loro nonni, i loro antenati, ma poi capiscono quali sono i valori, perché purtroppo la società di oggi si presenta un po' come un carpe diem, no? vivi la giornata. Direi proprio come diceva lo storico Hobbes Bone, l'inglese, diceva che uno dei difetti più grossi è quello che i giovani vivono in un presente perenne, non conoscono la profondità storica, non si interessano del passato, e questo è grave, perché quando noi non conosciamo il nostro passato perdiamo la libertà, perdiamo l'autonomia e possiamo essere facilmente succubi poi di altri popoli. Questo io mi auguro che non avvenga, insomma. C'è qualcuno in particolare che l'ha colpito più di tutti? Ma ce ne sono tanti. Io, presentando questo libro anche agli amici e invitandoli poi a venire alla presentazione, ho detto che in realtà non è un semplice elenco di caduti, c'è qualcosa di più. E l'invito purtroppo non è un romanzo che si riesce a leggere molto agevolmente, è un elenco di biografie. Sostanzialmente. Io ho detto leggete attentamente le biografie, perché all'interno delle biografie di ognuno, che sono poi biografie ridotte al conflitto, quindi sono molto brevi, però all'interno c'è tanto, e c'è tanto che non è insegnato a scuola, c'è tanto che non viene letto nei libri che poi sono quelli scolastici. Ci sono tante cose che sono interessanti e che possono essere spunto per ulteriori ricerche. Abbiamo trovato una quantità di materiale infinito in questi 3 anni, insomma nell'ultimo anno soprattutto, materiale che era tutto pubblicabile naturalmente, ma che per forza di cose abbiamo dovuto tralasciare.
perché altrimenti diventava l'enciclopedia Treccani dei caduti montoriesi. E quindi abbiamo ridotto all'osso tutte quelle che erano le informazioni. Questo un po' ci è dispiaciuto. Ci sono delle storie incredibili ad esempio, famiglie con tre figli maschi che sono partiti tutti e tre per il fronte e non sono tornati, intere generazioni, cioè famiglie che sono scomparse, cognomi che sono scomparsi dall'anagrafe di Montorio perché non ci sono stati eredi, perché tutti i figli maschi erano morti al fronte. Ci sono persone che sono scampate alla morte al fronte per una, due volte e poi sono andati a morire di nuovo al fronte in altre circostanze, insomma ci sono un'infinità di storie. Il Monte d'Oro. Gente, paesaggi, tradizioni e cultura della nostra terra. Questa musica sa da cagnà, dimmi brigante, facimmi paura, e cascuppetta vorimmi cantà. Con l'autore del libro, Roberto Carlini, titolo accattivante. All'interno però di questo volume che cosa troviamo? Voi trovate un po' di tutto, trovate la storia del periodo, che era il decennio francese, quando qui i francesi invasero il regno delle Sicilie e risorse il brigantaggio. E troviamo anche il brigantaggio, la carboneria, ma quello che è stato fatto proprio appositamente per Lugnano e per i lugnanesi è la storia della rapina del palazzo del barone civico, palazzo importante dal punto di vista storico, perché nel 1744 nacque Melchiorre Delfico, che famoso fu deputato, storico, politico, insomma, uno dei personaggi migliori e maggiori del Teramano, tant'è vero che lui sono dedicate anche delle scuole e tutto il resto. E è una storia di una rapina che è stata studiata nei particolari prima e che ha avuto un esito favoloso, eccezionale, anche adesso sarebbe stata una rapina da prima pagina, perché alla fine uscirono fuori con circa 200 kg fra oro e argento e gioie e tutto il resto. Ed è anche bello la descrizione, non perché l'ho fatta io, ma perché è bella, della preparazione della rapina e di quello che accadde dopo la rapina. Perché questo enorme tesoro, stiamo parlando di oltre 22.000 ducati d'oro e altri 30.000 d'argento più le gioie, vennero spartite fra i componenti della banda. Calcolate che qua assaltarono il palazzo a mano armata, erano 34, ma i capi erano una dozzina e praticamente ognuno di loro aveva circa 2 chili d'oro a testa da spartirsi. Dopodiché fuggirono, scapparono e questo immenso tesoro è stato disperso in mille mani. Con il presidente del parco Tommaso Navarra, sono sempre occasioni per valorizzare un territorio che, diciamo spesso, si va via via spopolando, però con queste iniziative ridà vigore, ridà energia e mette benzina nel motore della cultura e non solo. La piazza è piena ed è piena anche di ragazzi, non solo di comunità identitaria del luogo. Riflettiamo partendo da un dato storico: nel 1814 qui è stata commessa la rapina che fu chiamata del secolo, in realtà in controvalore economico oggi un furto di circa 2 milioni e mezzo di euro. Pensare che in questa piccola località 2 milioni e mezzo di euro erano dentro casa ci dà il segno di quello che erano le aree interne, la ricchezza delle aree interne. Naturalmente ricchezza in un palazzo che poi era il civico delfico e quindi che ha dato i natali a quel grande illustre personaggio teramano di il Melchiorre Delfico. Che cosa voglio dire? Che oggi affondando nelle radici
del nostro territorio, della nostra storia, dei fatti storici e della capacità che hanno questi ragazzi di rivitalizzare la storia, si può per una riscossa rigenerare il territorio. Ecco, tra queste difficoltà che vediamo anche fisicamente, vediamo questi palazzi colpiti dai vari sismi, dai vari eventi, in realtà si raccoglie una comunità in una bellissima piazza, un bellissimo il palco e soprattutto bella gente con belle idee. Non è poco, perché sono le gambe sul quale si può realmente ricostruire una comunità identitaria. Ecco, il parco, seppure questa non è un'area, però è interna al parco, almeno era però ricompresa nella prima perimetrazione. Ecco, quei politici che all'epoca hanno escluso quest'area, forse un esame di coscienza per il danno che è stato fatto a queste comunità, e io dico anche alla comunità teramana, perché una baricentrazione nell'area del Teramano di una realtà così importante come il parco, anche da un punto di vista dimensionale, non sarebbe stato poco per un'occasione di rilancio. Io voglio chiudere ringraziandovi di questa presenza, perché non è banale essere presenti sabato sera in questo luogo e non avere la presenza sulla costa, dove è più semplice andare, però voi stessi avete visto la bellezza del Gran Sasso, questa scenografia tra il verde e la natura, e quindi chi ci vede, i nostri telespettatori, potranno capire che è bello venire qui a respirare una buona aria e a vivere in termini di salubrità della presenza, magari le loro gite fuori porta. Alfredo Natali, presidente Associazione Big Match, collaborazione che continua con Leognano, con l'associazione Leognano Nostrum. Qual è lo stimolo che crea questo gancio e che naturalmente porta ad eventi così importanti come quello di questa sera? Ma il gancio è quello di condividere dei progetti che coinvolgono il territorio, in questo caso soprattutto la parte istituzionale con il liceo classico, ma soprattutto con il fatto che già con l'esperienza dell'anno scorso con gli amici di Leognano è stata una unione fantastica. Abbiamo iniziato quasi per gioco questa avventura, poi in realtà c'è stato questo enorme successo con l'aggiudicazione del premio importantissimo a Napoli per il progetto Adotto un Monumento. Quest'anno ci ripetiamo con lo stesso entusiasmo di sempre, insieme per fare ancora qualcosa di buono per il territorio. Con la professoressa Liberatore, che naturalmente è la referente scolastica in questo progetto molto ma molto entusiasmante. I ragazzi come hanno preso questa avventura? L'hanno presa, diciamo, con grande entusiasmo. In realtà è una classe che ha raccolto l'esperienza realizzata lo scorso anno da una classe che adesso frequenta, come dire, è un anno in avanti, per cui era già un'esperienza iniziata con Adotto un Monumento dell'edizione 2017-2018. Loro hanno raccolto il testimone, siamo stati a Napoli in occasione della premiazione lo scorso novembre e da lì è partita tutta la fase realizzativa del progetto in corso. Abbiamo quindi incontrato l'autore Roberto Carlini, che ha mediato ai ragazzi i racconti strepitosi dei briganti. Dai racconti di Carlini è stata tratta una sceneggiatura e parte della classe è diventata protagonista prendendo pienamente parte alle riprese, e quindi lei è una rappresentanza, come dire, autorevole di questa esperienza, e vorrei che portasse anche lei il suo contributo. Benissimo, allora, nome e cognome della studentessa? Stefania Delli Compagni, io faccio parte della classe 4A che dell'indirizzo di comunicazione, e comunque, come ha detto già la professoressa, noi abbiamo preso questa cosa con molto entusiasmo dal momento che comunque per alcuni è stata anche la prima volta, e noi all'inizio abbiamo fatto le prime riprese nella classe. E in seguito siamo
in un giorno, un sabato, siamo andati qua a Leoniano e alcuni di noi appunto hanno fatto altre riprese che comunque riguarda la vicenda del furto. Con Marco Possenti, regista di questo corto, di questo video che stasera è in proiezione qui alla piazzetta di Leoniano. Quanto è stato accattivante, quanto è stato stimolante e che cosa vedremo di particolarmente bello? Come cinematore devo dire tutto è stimolante. Questo in particolar modo mi ha stimolato parecchio perché ho dovuto prima studiare quello che è successo leggendomi il libro del dottor Carlini e poi riuscire a condensare in 3 minuti tutti gli avvenimenti di quella sera, che vi assicuro è stato veramente complesso. Sono stato aiutato moltissimo dalla gente del paese che si sono schierati, mascherati in tutti i modi possibili. È stato divertentissimo, quindi devo dire, lo consiglio a tutti, ecco. Questo è un territorio che potrebbe incentivare a creare un qualcos'altro, cioè nella testa di Marco Possenti c'è già qualche idea oppure dobbiamo pazientare ancora qualche secolo prima di ributtare giù un video, un corto o un film casomai intero di quelli classici da 1 ora e mezza a 2 ore? Un film è dura, è veramente dura, perché renderlo credibile, le ambientazioni purtroppo non sono più quelle dell'epoca, ogni volta esce fuori un interruttore della luce, un passamano che non è storico, è difficile. Comunque le idee ci sono sempre, il problema è trovare i ritagli di tempo per poter crearle, perché è bello creare qualcosa di credibile, non è semplice. Le idee ci sono, si bloccano un po' in mente perché ne sono tante, però ecco, quando c'ho un ambiente che stimola e coinvolge, uno viene aiutato a creare. No, speriamo di fare in tempi brevi o se no l'anno prossimo, vediamo, qualcosa. Perfetto. Si può fare. Con Eleonora Magno, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto. È bello vedere quando la scuola si muove, va incontro alle associazioni culturali, ma soprattutto va incontro al territorio sofferente, soprattutto in questo periodo. I complimenti immediatamente a questa associazione giovane ma tanto già così matura, possiamo dire, perché le iniziative che propone, questo è il secondo anno che partecipo, sono iniziative di tutto rispetto, molto importanti, significative anche simbolicamente, quindi Leoniano Nostrum è un'associazione che va sostenuta e credo che anche attraverso la scuola si possa utilmente, insomma, unire le forze e pensare delle iniziative che siano educative per i ragazzi, lo sono sempre quando si occupano del territorio nel modo giusto, e che siano anche un modo per tenere cementata una comunità che ha molto ancora da dire e molto da progettare. Mauro Scarigamazza, presidente dell'associazione Leoniano Nostrum, ancora un'iniziativa, ancora, come dicevo prima, tanta benzina nel motore della cultura, nel motore della storia, per non fare andare persi quei ricordi e quelle storie appunto di una frazione come quella di Leoniano, di un territorio ferito ma che vuole ripartire dalla cultura, dalla storia e dai racconti importanti che sono accaduti qui. Sì, hai detto benissimo, ferito però con tanta voglia di ricominciare. Come dicevo oggi ai miei collaboratori, ripartiamo dalla storia, ci nutriamo della nostra storia, seppur piccola che vuole essere, per avere una prospettiva futura, per ricominciare, perché siamo certi di farcela. E devo dire che anche quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo avuto anche un riscontro maggiore da parte dei paesani, degli abitanti di Leoniano e dintorni, e ne siamo davvero davvero felici. Quest'anno naturalmente non si chiude qui, quali sono i prossimi progetti e quali sono i prossimi eventi da qui alla prossima estate e poi naturalmente anche ad autunno inoltrato? Allora no, non si chiude qui, questa è l'apertura insomma della nostra stagione, poi proseguiamo il 12 maggio con la camminata storico-rievocativa da Leoniano a Castiglione della Valle, quindi torniamo indietro dal 2019 al 1860 quando Leoniano era sotto
comando di Castiglione della Valle, era Castiglione del comune di Legnano, per poi arrivare a giugno per la festa del Santo Patrono, San Salvatore, che verrà festeggiato il 14, il 15 e 16 giugno, tre serate con le quali vogliamo, ecco, toccare il dito con il cielo per cercare di dare il massimo splendore, la massima visibilità, ma davvero tutto questo movimento fatto con il cuore, perché chi ama il paese, chi ama dove vive, viene molto spontaneo fare tutto quello che stiamo facendo noi, insomma. È stata un'esperienza positiva anche per conoscere, come dicevamo con il presidente del parco, delle zone dell'entroterra, professoressa, che purtroppo sono un po' sfortunate, non solo sotto l'aspetto climatico, ma anche perché naturalmente subiscono lo spopolamento classico e fisiologico del periodo. Lo spirito del concorso infatti è proprio quello di valorizzare l'articolo 9 della Costituzione, che è la tutela del paesaggio e del patrimonio, ed è una competenza sulla quale bisogna lavorare moltissimo, perché spetta a noi trasferire ai ragazzi l'attaccamento, l'amore per il patrimonio, soprattutto un patrimonio ferito come il nostro. Quindi è stata un'occasione anche per loro di esplorare luoghi che magari non avrebbero avuto occasione di vedere. Comunque noi, oltre ad esserci divertiti, abbiamo imparato anche qualcosa da questa esperienza e ne faremo, siamo felici di farne altre, comunque non sarà né prima, né la prima né l'ultima. Che cosa fa la scuola per creare appeal in questo senso nei confronti dei ragazzi, e quanto ancora potrebbe e dovrebbe fare per aumentarlo? I ragazzi hanno bisogno di guardare il territorio con uno sguardo nuovo, sapendo che è un territorio che possono ancora trasformare, sul quale possono investire e dal quale possono trarre linfa per vivere in un modo più sereno di quello che alle volte è possibile sperimentare in centri urbani più importanti, più grandi, che però, soprattutto quando sono ragazzi molto giovani e bambini, noi abbiamo un istituto comprensivo, quindi parlo di bambini dai 3 anni a preadolescenti di 14, forse sono e hanno la possibilità di essere particolarmente liberi in un territorio come il nostro, quindi potrebbero davvero sfruttarne tutte le potenzialità. Per uno storico quanto è importante lavorare su questo territorio, studiare su questo territorio che secondo me ha ancora tanto da scoprire, non solo sui misfatti ma anche sulla rapina ad esempio, ma anche sulle cose belle, sulle cose positive, anche se poi, come diceva lei, il genio di questa rapina naturalmente va anche evidenziato. Sì, è evidenziato perché bisogna fare un discorso importante. Uno dei due capibanda era di Legnano, ma bisogna, attenzione ragazzi, non che i legnanesi siano briganti, i legnanesi, gli abitanti di Legnano, pagavano 15 anni di guerra civile e di guerra contro lo straniero, e per questo erano tempi di fame, di teste tagliate, erano tempi duri, e ogni volta che c'è una guerra civile succedono anche senza guerra, a dire la verità. C'è molto ancora da fare e da studiare. Io personalmente continuo a fare ricerche d'archivio, ho fotografato oltre 18.000 documenti d'archivio sui quali ho basato questo libro e i precedenti della collana di Brianti, Misfatti ed Evasioni. Sono cose molto molto interessanti, solo che andare in archivio costa tempo e fatica, e qui c'è la brutta abitudine di fare il copia e incolla, ovvero il primo che dice una cosa, sia essa giusta sia essa sbagliata, poi viene replicata e aumentata e poi nascono le leggende o le storie sbagliate. Comunque c'è molto molto ancora da fare. Basta libertà.